Sportivamente parlando, il bilancio finale della 107esima edizione del Gran Piemonte, la gara ciclistica più vecchia d'Italia, che si è svolta per intero nel territorio del Canavese, va in archivio con un bilancio davvero eccellente. Prima di tutto c'è stata la risposta del pubblico, con molti appassionati che, oltre a vedere il passaggio dei concorrenti lungo i 152 km circa del tracciato, hanno pure assiepato la zona di arrivo in quella di Fabria, regalando un colpo d'occhio notevole. Molto buona la risposta anche in quel di Borgo Franco, dove nella mattinata i corridori prima si sono presentati per la firma del foglio partenze e per l'immancabile presentazione, quindi sono salite in sella e hanno dato via alla partenza della competizione. L'evento, targato RCS Sport, è stato l'ennesima occasione per ospitare nel nostro territorio una competizione di così alto profilo. Un legame sempre più forte, ribadito appunto dalla Kermesse 2023 che, giovedì 5 ottobre, si è sviluppata per intero lungo le strade di questo lembo di regione. E Poridiese, Basso ed Alto Canavese, nonché parte delle nostre belle ed affascinanti valli, sono state toccate dal percorso, il quale ha impegnato e messo alla prova gli oltre 200 partenti presenti allo start. Venendo ai risultati della competizione, è stato il tricolore a sventolare più in alto di tutti, con l'inno di Mameli che ha risuonato al momento delle premiazioni finali. Merito di Andrea Bagioli, classe 1999, nativo di Sondrio ed attualmente in forza alla Soudal Quick Step, compagine che batte bandiera belga, il quale ha conquistato successo dopo una bella volata che lo ha visto prevalere nei confronti dello svizzero Marc Jeschi della UAE e dello spagnolo Alex Aramburu. Per il vincitore, tempo complessivo di 3 ore, 20 minuti e 25 secondi, con una media di poco superiore ai 45,500 km all'ora. Da segnalare che tra i migliori 10 della giornata figurano altri 3 italiani, ad iniziare dal re delle crono e della pista, ovvero il verbagnese Filippo Ganna, giunto quinto ad 11 secondi dal trionfatore. Quindi Martin Marcellusi della Green Project Bardiani CSF Faizalè, transitato in 8ª posizione, ed Antonio Tiberi, tesserato per la Bahrain, che invece ha chiuso 10. Pienamente soddisfatti a fine giornata l'assessore dello sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, i sindaci di Borgo Franco e Fabria Fausto Francischi e Vittorio Bellone, nonché l'assessore fabriese Silvio Carrozzo, che hanno presenziato al Gran Piemonte 2023 e hanno lavorato tutti sodo, in piena sinergia, affinché tale momento di livello internazionale funzionasse a pieno.